Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon sabato 12 di marzo a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi Milan-Empoli, siamo tutti qua pronti per sostenere i nostri ragazzi e vi annuncio come sempre che ci sarà la live prepartita con degli ospiti che saranno i nostri inviati da San Siro nel pre-Milan-Empoli. Quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale perché questo è un canale di una vera tribù rossonera che si muove in ogni parte del pianeta. Così come sono sempre ben accetti i like, mi raccomando, e il mio ringraziamento va a tutti i nuovi, le nuove iscritte al canale e un grande grazie a tutti coloro che continuano a sostenermi da tempo. Ma iniziamo subito perché oggi sarà una giornata lunghissima dove ci troveremo a più riprese. Nel primo pomeriggio ci saranno le solite top 3 news clamorose del calcio nazionale e internazionale e poi in serata ci sarà questa pre-live Milan-Empoli e il post partita con la live reaction. Ma iniziamo come sempre la mattina dalle prime tre pagine dei quotidiani più venduti d'Italia dello sport, che appunto sono Tutto Sport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, e proprio Tutto Sport apre con Azzurro Juve. Come poteva iniziare un giornale di Torino se non parlando della Juventus? E mette Jorginho Emerson. Alle 18 ci sarà Sampdoria-Juventus, ma si gioca, dice, anche su un altro tavolo, il Caos Chelsea, scatenato dalle sanzioni del governo britannico contro Abramovich. Ne ho parlato approfonditamente in questi giorni anche nei vari servizi che ho fatto delle top 3 news di giornata. Riapre scenari bianconeri per i due campioni d'Europa. Quindi Jorginho Emerson, in mezzo c'è una bella foto di Giroud e Ibra. Giroud Ibra, staffetta, scudetto. Stasera contro l'Empoli il Milan può andare a meno 5 sull'Inter. Pioli parte col francese, ma Zlatan è pronto a darci una grande mano. E di fianco un trafiletto, chiaramente che riguarda il Torino, Toro Inter nel menu, c'è Pinamonti, doppio incrocio. La punta in prestito all'Empoli può entrare nell'affare Bremer con Radu, che non è Radu della Lazio, ma è Radu il portiere. E passiamo al Corriere dello Sport, il giornale di Roma apre con Juve al max. Oggi la Samp, mercoledì il Villarreal, Allegri, ora si corre. Poi più in basso Empoli a San Siro, il Milan tenta lo strappo, obiettivo più 5. E in basso parla addirittura Osimhen, il talismano di Lucio, che tra l'altro vorrei anche aprire una parentesi davvero che è osceno ciò che ha detto rispetto al Milan. Dice è stato intervistato da Radio Kiss Kiss, che è una radio di Napoli, e ritorna al rigore che non gli è stato concesso in Napoli-Milan e sputa veleno dicendo: contro il Milan c'era chiaramente un calcio di rigore per noi, Tomori mi ha fatto fallo, non ho simulato assolutamente, altrimenti sarei stato ammonito. Mi aspettavo che l'arbitro andasse al VAR a rivedere l'episodio, ne ero sicuro, ma purtroppo così non è stato. Ora però bisogna andare avanti, dobbiamo accettare bla 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 bla. Signor Osimhen, tre cose: c'era un rigore prima di te di Bennacer, di un fallo di Koulibaly. Secondo, lo stesso Koulibaly doveva essere espulso per quel fallaccio che ha aperto una ferita sulla caviglia di Giroud. E ricordati all'andata il gol che non è stato dato al Milan regolare del pareggio. Quindi, shh, avresti fatto meglio a starti zitto. Dunque, andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport. In grande c'è un'immagine di Lukaku con Marotta da dietro che lo prende per il collo. Chelsea in crisi, Romelu in pressing sull'Inter. C'è da spostare Lukaku. Il belga dice sì all'ingaggio ridotto, però può arrivare solo in prestito. Decisivo il futuro di Abramovic e occhio al Tottenham di Conte. Di lato il Milan muove il suo re, l'oro di Giroud, per passare una notte in fuga. Poi c'è un piccolo trafiletto sulla Juve, la Juve si sdoppia, Allegri tenta il filotto, Vlahovic al risparmio in vista Champions League. Ma proprio invece il Milan, apro una piccola parentesi del discorso UEFA, che ieri sera ne stavamo parlando un po' durante la live, dove c'era il nostro caro amico Mimmo di DNA Rossonero TV e del nostro amico Andrea Rigobello. Era uscita questa domanda proprio di questo incontro che c'è stato tra Gazidis e anche e Furlani, che praticamente sarebbe il membro del consiglio di amministrazione del Milan e tra l'altro portfolio manager di Elliott Management Corporation.
Morgan hanno avuto un'audizione proprio con il Club Financial Control Body per discutere della situazione finanziaria rossonera a Nyon in Svizzera. E dunque sembra che ci sono delle ottime prospettive per quanto riguarda il Milan, perché dall'inizio che era cominciato tutte quelle sanzioni con il Milan, che tra l'altro ci avevano anche visto non giocare l'Europa League 2 anni fa, però stranamente al Milan queste cose toccano, ma squadre e società come Manchester City, Paris Saint-Germain o Real Madrid, che veramente non so da dove tirino fuori tutti quei soldi e cosa dichiarino, la Juventus anche rientra in questo pacchetto regalo, l'Inter non ne parliamo proprio. Praticamente la prossima perdita a bilancio del Milan si aggira intorno ai 50 milioni, un'ulteriore conferma del fatto che dai meno 190 può arrivare a 50. Questo fa sì che anche, diciamo, la commissione, proprio che ha a che vedere con le sanzioni di Nyon, sia contenta del lavoro che stia facendo il Milan, e potrebbe essere stipulato questo settlement agreement, ovvero un accordo, spero ho detto giusto, settlement agreement, ovvero un accordo che prevede di dover scontare delle sanzioni e un percorso di rientro del fair play finanziario, che chiaramente sono molto più leggere, e da questo punto di vista il Milan è in buona carreggiata. Vorrei vedere proprio i conti però delle altre due, Juve e Inter, cioè lì non mettono occhio, no? Sul Milan invece si sono accaniti, ma vedremo. Poi una interessantissima e anche un po' clamorosa, chiaramente è andato giù pesante, Arrigo Sacchi, dichiarazione che ha rilasciato al Corriere della Sera proprio su Donnarumma, dice: ha sbagliato a scegliere i soldi, l'ho detto anche a suo padre e sua madre l'estate scorsa a Milano Marittima. Doveva restare al Milan non tanto per la riconoscenza, ma perché era il posto ideale per crescere. Mai lasciare i posti in cui si sta bene, ma resta, secondo Sacchi, un grande campione, lo conosco da quando era poco più che un bambino nelle nazionali giovanili, si rialzerà. Per me un campione non è, è un buon portiere sicuramente, ma i campioni secondo me sono altri, tipo Mike Maignan. Noi fortunatamente abbiamo il portiere che tra, penso, uno dei numeri uno più forti che c'è in questo momento in circolazione in Europa. Mi dà molta più tranquillità avere in porta uno come Maignan, che sa giocare coi piedi, sa uno che attesta, sa fare dei rilanci al pennello. Vi ricordate il gol con Leao, un rilancio di quasi 70 metri, cioè ha tagliato tutto il campo, l'ha messo in condizione di fare gol sulle uscite, i calci di rigore. Cioè, io sono contento così, meno male che se n'è andato. E poi, ragazzi, una notizia che invece fa un po' storcere il naso all'ambiente Milan, perché per l'ennesima volta si è infortunato Renato Sanchez. Un nuovo infortunio muscolare che sta preoccupando non poco l'ambiente Milan, ma anche i tifosi proprio del Milan. Infatti, per quanto potrebbe lasciare il Lille per 20 milioni addirittura di euro, adesso sembra che anche la Juventus si sia messa lì come i gufacci là dietro, nessuno ha da ridire chiaramente sul suo valore tecnico del classe 97, non ci sono dubbi da questo punto di vista, però purtroppo è qualcosa che già da tempo ne stiamo parlando, ne abbiamo sulla sua tenuta fisica. Infatti si tratta di un calciatore che già ha avuto diversi infortuni in carriera nonostante la giovane età, soprattutto di natura muscolare. L'ultimo risale proprio a Lille Saint-Étienne, che si è giocato ieri sera. Dopo 20 minuti proprio della partita di Ligue 1, il portoghese si è dovuto fermare per un problema al flessore della coscia sinistra. Un infortunio che addirittura potrebbe essere considerato serio. Sembra certa la sua nella sfida di Champions League contro il Chelsea la sua assenza la prossima settimana, quindi il prossimo mercoledì. Ma non solo, si attendono addirittura degli aggiornamenti nelle prossime ore sull'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero. Chiaramente i tifosi del Milan sui vari social manifestano i loro dubbi proprio per questo problema di continua natura muscolare. I suoi infortuni stanno preoccupando e non poco, e adesso chiaramente, visto che noi abbiamo avuto il lazzaretto in tutti questi anni di infortunati, non è che dobbiamo andarci a pigliarcene un altro, come era successo con Pellegrini, che era già un pacco regalo con infortuni diciamo inclusi nel prezzo. E dunque vedremo 27 volte se Maldini e Massara decideranno di andare a fondo, oppure se si virerà su un altro centrocampista che possa avere una tenuta un po' più
duratura rispetto a Renato Sanchez. Detto questo, commenti in basso, iscrizione al canale con campanella attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video, pollicione all'insù, un bel like di sostegno per muovere in questo grande algoritmo di YouTube. Noi ci vediamo, allora, prima per la trasmissione radiofonica delle solite top 3 news di giornata calcio nazionale e internazionale, poi stasera live con ospiti inviati da San Siro nel pre Milan Empoli, anche ospiti in studio, cioè virtualmente non nel studio qua, però insieme a me presenti, e poi subito dopo Milan Empoli ci sarà lo special live reaction del post partita. Dunque una giornata dove ci troveremo tante volte, dove staremo insieme per alzare gli animi e sempre gridare Forza Milan ovunque e comunque. Un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù. Ti auguro una buona giornata e noi ci vediamo più tardi. Ciao!